La scuola Lauricella quest'anno sta promuovendo un progetto di continuità educativa che apre la scuola e le porte al territorio. Verranno i genitori dei nostri alunni, sono stati invitati anche i genitori del territorio che vogliono conoscere la nostra scuola. Se si ha un obiettivo alto, che è quello della formazione degli alunni, dei bambini che saranno il nostro futuro, è necessario essere ottimisti, forse più di ieri oggi. Vogliamo farci conoscere, fare in modo che le persone entrino i genitori che spesso non conoscono quello che abbiamo nella nostra scuola. Noi abbiamo fatto in modo che i bambini si imparino a riappropriarsi delle tradizioni, abbiamo introdotto le novene siciliane, abbiamo riscoperto i piatti tipici, noi abbiamo una realtà scolastica multiculturale. Siamo a Natale e Natale è un momento di gioia e di condivisione, per cui i bambini sono allegri e hanno addobbato la scuola con alberi, con presepi, stiamo preparando con i genitori un angolo di degustazione, i bambini canteranno le novene nelle chiese. E in più un piccolo gruppo di bambini di 6 anni canterà la novena in siciliano in una cappelletta che è stata allestita nell'atrio della scuola. Verrà allestita una mostra mercato, il cui ricavato verrà devoluto al CAV, Centro Aiuto alla Vita di Agrigento. La scuola Lauricella quest'anno è stata addobbata più degli altri anni, devo dire, con una serie di presepi di varia natura, molto originali. Sono stati preparati tanti alberi di Natale di diverso stile, con prodotti anche di risulta, tipo CD, mandarini, fiori, per cui i bambini si sono veramente sbizzarriti, si sono divertiti e insieme hanno creato un qualcosa che è al di fuori dalla norma. E la scuola verrà aperta alle persone che vorranno vederla e troveranno ovviamente, oltre che agli addobbi che in questo momento si stanno preparando, le attrezzature e i laboratori della scuola. Noi in quest'anno abbiamo lavorato tanto utilizzando anche i fondi europei. Abbiamo attrezzato un laboratorio lettura, che è quello in cui ci troviamo in questo momento, abbiamo un ottimo laboratorio scientifico, un laboratorio espressivo, un laboratorio multimediale e la palestra che ovviamente c'è sempre stata ma viene quotidianamente utilizzata dalle classi. Saremo lieti di vedere questa giornata di domani, giorno 15 alle ore 17, una giornata in cui diciamo staremo insieme con chi vorrà venire a trovarci.